Altri termini che abbiamo mediato dalle scienze fisiche, il termine depressione l'abbiamo mediato dalla geologia, anche se adesso lo usiamo con un significato molto psicologico, molto legato al nostro stato d'animo. Il termine di resilienza è mediato dalla fisica dei materiali solidi. Quindi la resilienza è la possibilità di resistere o di ritornare in una condizione dopo aver subito un effetto di deformazione. In termini psichici la resilienza è il coping, cioè è praticamente la mia capacità di contratto o di dialettica con la condizione ambientale che in quel momento sta modificando il mio essere. La resilienza è anche la misura della mia supportazione e della mia riabilitazione, parlo in termini personali, rispetto a uno stress, rispetto a una condizione di stress. Diciamo che se la resilienza è in relazione all'elasticità di un corpo, in senso fisico, in senso psichico la resilienza è l'antecedente necessario, e la misura di essa è la misura di quanto io riuscirò ad adattarmi alla variazione continua delle condizioni ambientali. Diciamo che nelle malattie psichiche la resilienza è sempre in gioco, perché minore resilienza c'è, minore possibilità di recupero c'è, minore resilienza c'è, maggiore è la possibilità di disadattamento. Tant'è vero che la resilienza è molto viene molto studiata ed è un concetto molto caro a tutte le persone che si interessano, per esempio, di schizofrenia e di riabilitazione dalla malattia schizofrenica, in genere dalle psicosi, perché effettivamente si tenderebbe a far sì che, diciamo che forse lo scopo principale della riabilitazione è proprio quello di aumentare la possibilità o la capacità di resilienza dell'individuo, perché è una capacità, è una misura dell'essere, ma non è una misura antecedente all'essere o preesistente all'essere, è tutt'una con l'essere. Quindi a secondo del modo di essere dell'essere, scusate il gioco di parole, in quel momento può essere maggiore o minore. In genere quando la malattia schizofrenica colpisce duramente è proprio in un momento in cui la debolezza dell'io è particolarmente ampia. Considerare che minore la forza dell'io, maggiore la sua rigidità e minore quindi la sua adattabilità. Ecco, in questo senso, quando l'adattabilità è molto bassa e la rigidità è molto marcata, quello è il momento di minore resilienza, quello è il momento in cui la malattia schizofrenica mi può fare più male.